Ben ritrovati amici del canale Il Portapenne, la passione per lo scrittoio. Come vedete, ultimamente ho diradato un po' la frequenza dei video, come ho accennato precedentemente, non per mancanza di volontà, ma per mancanza di tempo, perché purtroppo vi sono delle incombenze di carattere familiare che in questo periodo limitano un pochino, la mia presenza, non la mia passione. E quindi spero che abbiate bontà ancora di seguire il mio canale in modo da poter condividere questo nostro comune interesse. E mi stavo chiedendo con quale penna stilografica poter intrattenervi e scambiare con voi alcune informazioni che spero vi siano utili. Spero che in questo caso specifico siano utili a coloro che stanno valutando di poter procedere magari con l'acquisto immediato o in prospettiva di una penna di un certo tipo, di un certo livello. L'avrete già vista tra le braccia del nostro prode cavaliere. Abbiamo qui davanti una Pelican di linea classica, chiaramente un must per i collezionisti e gli amanti delle penne stilografiche. E è giusto anche, secondo me, dare alcuni cenni storici perché, per chi è appassionato e magari colleziona da tempo proprio le Pelican, beh, potrà sembrare banale quello che andrò a dire, però magari per alcuni che potrebbero essere tentati di avvicinarsi, sono un po' magari spaventati dai prezzi, o magari non capiscono perché una penna, pur bella, ma insomma tutto sommato di modeste dimensioni, ecco, non appariscente, abbia determinati costi. Ecco, capire un po' e sapere un po' della storia che si porta dietro questa serie di penne prodotta dall'azienda Pelican può aiutare magari a fare una valutazione più completa. Qui abbiamo un esemplare ed è una Pelican M600, ecco la serie M dalla 400 fino ad arrivare alla 1000 è contraddistinta dal pennino in oro 14 carati o 18 carati nelle, diciamo, modelli di punta, una minuteria che può essere appunto a bagno d'oro 24 carati come in questo caso, oppure rodiata come nel caso, ve la farò vedere un attimo dopo, della M400. Qui abbiamo una M600 della linea Sovereign. Ecco, di questa linea Sovereign e del nome che si porta dietro e del soprannome soprattutto con cui è diventata nota nel corso del tempo, parleremo tra poco. Questo è un modello che viene prodotto negli anni 20 e viene commercializzato da Pelican con la denominazione Sovereign. Sovereign, la linea Sovereign, era appunto caratterizzata da un cappuccio nero e un corpo di vari colori. In questo caso, sul colore di fondo, vedete, ci sono e c'erano anche allora delle righine nere a contrasto. Ecco, questo tipo di caratteristica era proprio appunto dei modelli denominati Sovereign. Qui dobbiamo capire che abbiamo a che fare con della seta che viene compressa, ridotta in cilindri che poi vengono finemente lavorati e sezionati fino a comporre questo tipo di prodotto, quindi un'alternativa alla celluloide che all'epoca era il materiale di riferimento delle penne stilografiche. La penna ovviamente in questione è oggi prodotta in questa maniera, quindi il cappuccio a vite, ha ovviamente il marchio, il logo di Pelican, il pellicano impresso nella sommità, in questo caso è dorata, come anche viene ripresa il becco del pellicano nella clip, una clip ben funzionale anche se non ha particolari ingegneristici nella sua realizzazione. Molto bella, secondo me, la veretta dove si campeggia appunto il marchio Pelican Germany,
nella retro a ricordarne la chiara origine. E tutta la serie, dalla diciamo classic M200 che non ha il pennino in oro, è ovviamente alimentata a pistone, piston filler. Quindi questo è un sistema che chiaramente ha dei costi differenti. Come detto, dalla linea 400 in poi ci sono nella Sovereign queste lavorazioni su queste barre che integrano seta insieme a delle vernici trasparenti. Dicevo che negli anni 20 già era prodotto questo abbinamento cromatico nella linea Sovereign da Pelikan. Nel 1926, però, il ministro degli esteri della Repubblica di Weimar, tale Gustav Stresemann, fu addirittura insignito del premio Nobel per la pace per la sua opera di riconciliazione dopo la prima guerra mondiale. Stresemann, alla cerimonia di premiazione del Nobel, si presentò, e questa fu una sua pare richiesta al suo sarto di fiducia, si presentò con questo abito molto elegante, un tight, con una giacca nera, il panciotto e dei pantaloni che non erano neri come normalmente utilizzavano, no? Usava, ma erano appunto fatti con uno sfondo grigio e una riga più nera, più scura. Questo abbinamento fu notato da molte persone perché l'evento ebbe grande rilevanza nel mondo germanico e questo Stresemann divenne, diciamo a sua insaputa, diciamo lo pseudonimo della linea Sovereign. In pratica la gente cominciò a denominare le Pelican Sovereign, che avevano appunto questa cromia nel corpo, a righine, quindi colore di fondo e righina a contrasto, Stresemann, esattamente come il diplomatico tedesco. E allora, molto spesso, anziché chiamarla Sovereign, come aveva scelto di chiamare le penne la casa madre, la Pelica, la gente parlava della Pelica Stresemann. Ecco perché ancora oggi, diciamo, queste Sovereign hanno una storia dietro, non c'è solo un discorso di immagini, c'è proprio una storia e secondo me valeva la pena di essere ricordata. Questo acetato di cellulosa, di cui è composto il fusto, ripeto, integra delle fibre di cotone e di seta. Queste lamine sovrapposte vanno a formare un cilindro che poi viene sabbiato e tornito e infine lucidato, come vediamo oggi. Questa è nella conformazione, diciamo, tra le più classiche, nero il cappuccio su fondo verde a righine nere. Ve le faccio vedere un pochino più da vicino per poterlo apprezzare. È una penna chiaramente di tipo classico, eh? È un piccolo oggetto che racchiude in sé, perpetuandolo, una storia fatta di uomini capaci di fare la guerra poi la pace, nonché di vestirsi di un'eleganza innovativa, proprio come Gustav Stresemann. E questa penna porta avanti questo iconico modo di presentarsi. Quindi per chi ama l'eleganza, anche quella un po' retro, questa sicuramente è una penna da prendere in considerazione. Questo per dire che agli amici, soprattutto che reputano costosa, perché non è a buon mercato chiaramente, una penna di questo genere, c'è un perché, c'è un insieme di perché per cui questa penna ha determinate quotazioni. Come ripeto sempre, io personalmente penso di non, so di non essere l'unico. Ho imparato a navigare e ad aspettare occasioni particolarmente ghiotte per potersela accaparrare. E così è stato in questo caso, nella maggioranza dei casi, delle penne che vi presento. Parliamo un pochino delle caratteristiche, vorrei farvi apprezzare la qualità del pennino, la qualità intesa come lavorazione estetica. Qui lo troviamo in versione arrugliata dorata. Quindi un bicolor, chiaramente è evidente lo spessore del tratto, lo vedete, è contraddistinto con la M e questo indica che è appunto un tratto medio. Va detto, per quei pochi che non lo sapessero, che il tratto medio europeo di Pelican è sempre particolarmente generoso, quindi bisogna metterlo in conto nella scelta del pennino. Vale la pena spendere
un bel po' di più per una M600 rispetto, che ne so, a una M400 che è il modello d'ingresso nella serie Pelican Sovereign o Stresemann, che dir si voglia. Beh, valutate un po' voi la cosa, guardate un po'. La M400 altro non è che una M200, cioè quella con il pellino in oro, in acciaio, scusate, ed è la più piccola. Ha un fusto da circa 1 cm di diametro, quindi potete capire che non è una penna grande. Vi faccio vedere come si impugna in una mano. Ecco, io ho una mano media, non ho una mano da gigante, ed è al limite dell'incavo della mano, quindi attenzione. Come dico sempre, le mie valutazioni sono influenzate dal fatto che io non amo assolutamente scrivere con il cappuccio inserito, innestato. Vi dico semplicemente che per la leggerezza della penna e del cappuccio stesso, con la M400 non troverei particolarmente difficile l'utilizzo con il cappuccio postato. Però, ripeto, a me anche quei pochi grammi del cappuccio danno fastidio. Quindi io non la utilizzo, però lo ripeto, è molto soggettiva questa valutazione. Allora, vale la pena spendere un bel po' di soldi in più per una M600? Quanto cambia in termini di dimensioni? Ora, io non sto qui con calibri, metri, bilance e bilancini, vi faccio semplicemente vedere le penne come sono. Andiamo un attimo. Ecco. Sono perfettamente allineate, vedete che c'è circa 1 cm scarso in più di lunghezza tra la M600 e la M400. È tutto cappuccio? Andiamolo a vedere. Svitiamo il cappuccio della M600, svitiamo il cappuccio della M400. Sorpresa delle sorprese, sono lunghe, il corpo della penna è esattamente lunga alla stessa maniera. Allora, perché spendere di più per una M600 quando è già una M400 che ha le stesse misure in lunghezza? Beh, perché cambia sensibilmente, a mio avviso, in funzione della grandezza del fusto. Ripeto, la M200 è leggerissima, maneggevolissima, sta in qualunque taschino, parte sempre, va sempre bene, è una penna da avere, secondo me, se siete collezionisti di penne e amate questo genere di oggetti. La M600 è più penna, ha più corpo, io la impugno meglio, la sento di più in mano. Questo si può riflettere chiaramente in maniera molto positiva nelle sensazioni di scrittura. Ovvio che presumo, non avendole, che una M800 o una M1000 siano tutta un'altra cosa. Io ho letto e visto diverse recensioni, la M1000 è considerata veramente una penna gigante da tenere in scrivania, una penna da firma più che da scrittura. Questo può essere sicuramente un buon compromesso. Andiamo a vedere come scrive. Vi dicevo, il tratto è particolarmente generoso. È una Pelican. La Pelican su questo ha una sua tradizione, è fedele a se stessa. Andiamo a vedere come scrive. Qui utilizziamo un blocchetto, un notebook, come viene definito, della Clairefontaine, chiaramente 90 grammi, è una carta meravigliosa. Ricordiamo, cari amici, che siamo su il portapenne. Stiamo parlando della Pelican M 600 Sovereign. Ho sbagliato a scrivere. Guardate, lo scherzo, il bello della diretta. Scrive Sovereign con la diesi Sovereign. Pennino oro 18 carati, no, sciocchezza, 14 carati, M medio. Com'è?
Non è sicuramente un pennino che permette grandi variazioni di flusso, però una minima pressione vi permette di avere un tratto un pochino più generoso. Facciamo le classiche S, senza deformare troppo il pennino. Secondo me è un pennino generoso che comunque è ben rifinito, fluidissimo, scrive meravigliosamente, ben supportato da, in questo caso, un inchiostro Pelican Edelstein color Sapphire Zafiro. Quindi chiaramente il suo inchiostro. Cos'altro dirvi, cari amici? Beh, se state valutando l'acquisto di una penna classica, una penna con una storia, senz'altro di qualità, che riparte dopo mesi senza asciugare mai, ben supportata da un alimentatore in ABS che fa egregiamente il proprio lavoro, beh, questa può essere veramente una penna per qualcuno, un punto di partenza verso l'alto, per qualcun altro un punto di arrivo, dopo magari per un periodo di tempo di collisioni in crescendo. Così è stato per me. Occhio sempre alle offerte, guardate anche online. Io consiglio sempre, se potete, comprate sempre nei negozi fisici perché avete comunque la possibilità di testare su carta e sentire vostra la penna, il feeling con il pennino, il feeling tra il pennino e la carta, avere delle dritte dal venditore, tutte cose che online non potete avere, chiaramente. Però è certo che se sapete pescare bene online nelle occasioni, beh, potete portare a casa dei bellissimi oggetti con degli sconti veramente importanti. Vi ringrazio molto per avermi seguito, lasciate pure i vostri commenti in un senso positivo, affermativo o anche di diniego, se lo ritenete opportuno, motivando magari le vostre impressioni, perché scambiarsi opinioni sugli oggetti che fanno bella la nostra passione.
Thank you.